Come? Una volta entra un cliente in negozio e mi chiede: ce l'avete il rosatello? E io rispondo: no, guardi, mi dispiace, il rosato scuso non lo abbiamo. E lui mi dice: beh, che problema c'è? Me lo fa lei. Mette un po' di rosso e il resto tutto bianco. No, assolutamente no. L'ho guardato e ho detto: ok, ci penso io. Il vino rosato non è un taglio tra vino rosso e vino bianco. Attenzione, non vini già pronti, ma uve, come un assemblaggio. Anche se questa era una tecnica che è stata per molto tempo utilizzata e è rimasta ancora in uso soltanto per la produzione di alcuni champagne e di alcuni spumanti. Per il resto è vietata in tutta Europa. Ma allora, come si produce questo rosato? Se volete saperne di più, iscrivetevi al canale YouTube La Bottega dei Vininardi dal 1999, trovate il link qui sotto nel primo commento. Ma vuoi sapere com'è finita? Prima però metti un mi piace, iscriviti alla pagina e condividi il video. A quel punto ho deciso io e ho consigliato il prodotto che era migliore per lui. Complimenti, se sei arrivato fino a qui significa che non sei soltanto un venditore, ma sei un cultore del vino. E questi video che noi proponiamo hanno proprio questo scopo, quello di far conoscere il mondo del vino, perché chi conosce sa sicuramente scegliere meglio. I migliori vini rosati possono dunque essere ottenuti dalla vinificazione di uve a bacca rossa oppure mescolando insieme uve a bacca rossa e uve a bacca bianca. Ciò significa che non vengono impiegati vini pronti, ma al contrario, diversi tipi di frutti vengono elaborati simultaneamente come nel cosiddetto uvaggio. Sulle tecniche più diffuse sono la macerazione e il salasso, ma possono essere anche utilizzate la pressatura diretta e l'assemblaggio. Il metodo più comunemente utilizzato per la produzione del rosato è comunque la macerazione. Tutto inizia con la vendemmia. Le uve rosse vengono raccolte appositamente in anticipo per la produzione del vino rosato. In questo modo ci sarà un maggiore equilibrio tra la componente acida dell'acino e il residuo zuccherino. Le uve vengono poi lavorate nello stesso modo dei vini rossi, quindi vengono lasciate a macerare nel mosto. È qui che avviene il processo più importante della vinificazione del rosato, che si diversifica da quella del rosso. Infatti, tutto dipende dal tempo di macerazione delle uve nel mosto, perché in questo caso il tempo è molto breve, da poche ore a qualche giorno. Il tempo in questo caso è un fattore decisivo per determinare l'aromaticità del vino e anche per il colore. A questo punto il vino rosato ottenuto segue i processi della vinificazione in bianco. Viene lasciato a fermentare in botti di acciaio o in cemento e poi imbottigliato. Un'altra tecnica di vinificazione è il salasso, in cui si ottiene un vino rosato più tenue. È una tecnica che viene generalmente utilizzata per la produzione dello champagne rosé. Durante la produzione di vino rosso, nelle prime ore di macerazione delle uve a contatto con le bucce, viene prelevata una quantità di mosto tra il 20 e il 30%, che viene separata dal resto del mosto e viene fatto fermentare separatamente senza la presenza delle bucce. Si ottiene così un vino che ha un colore rosso scarico. Quindi, concludendo, perché ci sono vini rosati di colori diversi? La colorazione dipende appunto dal tempo in cui le bucce vengono lasciate a macerare nel mosto. Più le bucce rimangono a contatto con il mosto, maggiore sarà la quantità di tannino presente nel vino e quindi presenterà il vino una colorazione più scura. Ma non solo la colorazione, ma anche l'aromaticità. Quindi l'acino conferisce non solo colore, ma anche gli aromi. C'è un luogo comune da sfatare: l'invecchiamento del vino rosato. Allora, proprio perché il rosato è un vino che ha la stessa struttura di un vino rosso, proprio perché deriva dalla vinificazione di uva e bacca rossa, è un vino che ben si adatta ad un medio invecchiamento. Quindi un vino che può essere conservato un paio d'anni, ovviamente non di più, perché comunque tutto è legato non solo alla struttura ma anche all'alcolicità, per cui ci sono comunque dei vini rosati che hanno una gradazione alcolica intorno ai 14 gradi, che quindi sono abbastanza longevi. E il vino rosato può essere bevuto anche in inverno? Assolutamente
Assolutamente sì, le motivazioni sostanzialmente sono un po' le stesse, proprio perché è un vino che ha una buona struttura e quindi ben si adatta a delle pietanze un pochino più elaborate, un pochino più saporite, che sono tipiche appunto della stagione invernale. Il rosato quindi è un vino molto versatile, non solo per la stagione estiva, ma anche per la stagione autunno-inverno. Tornando alla storia del nostro cliente, alla fine ho consigliato questo, un vino in box della cantina Colle Vite, un rosato prodotto con l'assemblaggio di uve bianche e uve rosse, in particolare Sangiovese, Montepulciano e un 5% di Passerina, lo stesso uvaggio del rosso Viceno, quindi di un rosso, soltanto vinificato in rosato. Ciao!